Come Umberto Eco ha osservato ironicamente, Mike Buongiorno ha probabilmente dato un impulso maggiore alla diffusione dell'italiano dei grandi eroi risorgimentali. Il corso di tendenze dell'italiano cerca di andare oltre l'apparente paradosso di questa affermazione per farti capire in che modo e grazie a quali fattori si sia modificata la nostra lingua dopo l'unificazione nazionale. A questo scopo, osserveremo da vicino il processo di ristandardizzazione, grazie al quale forme e costruzioni prima considerate scorrette hanno iniziato ad essere usate in vari registri dell'italiano e sono state in parte accettate nelle grammatiche di pubblicazione più recente. Il corso è rivolto agli studenti e a tutti coloro i quali sono curiosi di conoscere l'evoluzione della nostra lingua. Al termine sarai in grado di individuare i fenomeni che caratterizzano l'italiano neostandard, in quali di questi ambiti d'uso e generi di comunicazione sono maggiormente diffusi, per poterne valutare l'accettabilità e l'impiegabilità nelle diverse situazioni comunicative. Segui il corso di tendenze dell'italiano e iscriviti su federica.eu.